È bello che questo pensiero possiamo farlo proprio alla vigilia della Pentecoste. Che il Signore ci aiuti a focalizzare i nostri obiettivi, a spenderci totalmente per questi, a non tradire noi stessi prima di tutto e coloro che si affidano a noi. Questa credo che sia una delle cose più belle anche della vita. Concludo. Vedete, abbiamo vissuto giorni molto strani, anche brutti, però confessiamocelo, un po' di pace del cervello un po' l'abbiamo trovata, forse perché non abbiamo dovuto fare tante cose nella vita o nella giornata, i nostri obiettivi erano molto più limitati e forse abbiamo avuto la possibilità di guardarci e di guardare le persone con le quali conviviamo con maggiore serenità. Ecco, chiaramente non è che grazie a Dio questo tempo è finito, speriamo non torni mai più, ma questa pace del cuore, questa pace della mente, mi auguro che tutti noi possiamo raggiungerla, che possiamo davvero purificarci e la forza dello Spirito ci aiuti a raggiungere e a godere le gioie più belle di questa vita, perché sono semplicemente un anticipo di quello che il Signore sta preparando per noi.